Buonasera a tutti, eccoci qua, siamo in diretta dal centro direzionale Cerneglons 48 nel dopopartita della partita clou di oggi, Nando, Cerneglons 48, una partita al vertice. Allora, qui abbiamo il protagonista, nonché capitano di questa gara. Caro Rino, sì. Dici tu, com'è andata questa partita? Un commento su questa partita. Dai, forza. Marco, partita difficilissima, l'hai vista anche te, no? Alla fine siamo stati bravi, perché dopo essere passati in svantaggio, dopo un minuto abbiamo subito pareggiato con un grandissimo gol di Marco Croatto. Poi è stata una partita tiratissima, ma insomma Cerneglons Nando non poteva essere altro. Non molla mai. Credo che gli spettatori si siano anche divertiti, no? Perché oltre a secondo me anche un bel calcio, poi tante discussioni, tanti scontri corretti, ma sempre di calcio, quindi calcio di vecchio stampo. Fa sempre piacere, no? Poche simulazioni, tante botte, sempre sportive, quindi veramente grandissimo match, che credo che gli spettatori si siano anche divertiti poi alla fine, no? C'era una grande affluenza di pubblico, e questo va sicuramente al merito, certo, al sentore che c'era, l'attesa di questo incontro. Pertanto io invito a seguire il calcio amatoriale, perché è veramente qualcosa di eccezionale. Io oggi ho visto veramente un grande, grande, grande calcio vecchio stampo, ovviamente per i limiti che ci delimitano, no, della nostra età, ma veramente, veramente un grande calcio. Qui volevo estendere... Giusto Marco. Cioè, sì, abbiamo visto in campo grandissimi giocatori del calcio dilettantistico, mamma e mia, non del Friuli, perché vedere certe giocate fatte da questi giocatori, credo che non ce insomma n'è. Sia... Non sia ce n'è. Se valga il costo del biglietto, che poi alla fine a Cerneglons era una birra, no? Esattamente, proprio così, proprio così. Allora, sentiamo un altro protagonista, uno dei protagonisti principali del Cerneglons, eccolo qua, Marco Miani oggi è stato un protagonista nel secondo tempo. Marco, faccio un commento di questa gara, così insomma era una gara molto sentita, soprattutto da te, che sei uno che non molla mai, sei sempre presente agli allenamenti, non molla mai. Dici tu, dai, un commento tirata, sulla gara di oggi. Partita bella tirata fino alla fine, dovevamo riscattare la partita dell'anno scorso, che ci stava un po' sul gozzo, perché abbiamo perso l'anno scorso in maniera un po' immeritata per colpa nostra. Partita tirata, qualche errore da parte nostra, qualche errore da parte loro, e partita di un altro calcio, come diceva Rino, dove si vede giocare a calcio, non calcio amatoriale, ma calcio quasi dilettantistico. Quindi secondo me una bellissima partita che non è facile trovare e vedere in giro, visto anche quello che si vede oggi in televisione. Tutto qua. Molto bene, molto bene. Un protagonista della giornata che non posso non intervistare, ha salvato il risultato. È un protagonista d'altri tempi, ma molto attuale. Eccolo qua, Claudio Castenetto. Eccolo qua. Claudio, oggi sei stato veramente il protagonista numero uno di questa partita, cioè, fatica. Contro una squadra. Hai salvato il risultato, sì. Il risultato. Cerco sempre di dare il massimo. Sei veramente un grande. Io ho potuto apprezzare un paio di interventi mica da poco. Sì, diciamo che mi sono un po' elogiato, dopo tanti anni di sacrifici. Faccio parte di quelle vecchie guardie ancora che non si accontentano mai e lo dimostrano sempre sul campo, non parlando ma dimostrando. Molto bene, molto con poche bene. Parole, questo, se posso intervenire, questo è un principio fondamentale: mai mollare.
E adesso posso intervenire. Raccontaci di questa parata mostruosa che hai fatto oggi. Parata mostruosa, diciamo per voi mostruosa. Per me molto semplice, anche perché sono riuscito con un colpo d'occhio a vedere il movimento dell'avversario che calciava e mi sono comportato di conseguenza. Grandissima parata. Molto bene, molto bene. Adesso sentiamo anche il parere dall'esterno del campo, uno dei pilastri del Cerneclons, Marco Cestari, eccolo qua. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Come hai visto tu la partita dal di fuori? Sono contento, fondamentalmente sono molto contento perché ho visto una squadra crescere, veramente stiamo arrivando a dei livelli veramente alti con gli over 48, quindi sono molto molto fiducioso per il prossimo del campionato e quindi voglio dare diciamo una speranza di arrivare fino in fondo a questa squadra, perché oggi li ho visti veramente bravi e reattivi. Grandissima partita. Molto bene. Contro una grande squadra, non dimentichiamoci. Molto bravi. Bene, molto bene. Grazie a tutti, quindi invito tutti quanti, di nuovo rinnovo l'invito a tornare sul campo di Cerneclons per il prossimo appuntamento che sarà venerdì prossimo. Ciao a tutti, ciao 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 ciao.